Alla fine di una mattinata ad alta tensione è stato denunciato per minaccia aggravata. Mario Garnieri, 21 anni, si è reso protagonista di un episodio ancora in via di definizione in un panificio in via Pignasecca, nel cuore del centro storico di Napoli. Il ragazzo, secondo testimoni, aveva un grosso paio di forbici. Dopo essere entrato nel panificio alle 6 del mattino, ha dato in escandescenze, minacciando uno dei dipendenti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, ma il giovane si è dato alla fuga. È scappato in via Carlo Nazzaro, al civico 15, dove abitano i nonni, e si è barricato in casa. Subito dopo ha raggiunto la sommità del palazzo ed è saltato sul tetto di un condominio vicino. Ha raggiunto la strada e ha provato a far perdere le sue tracce, ma è stato bloccato in via Concezione a Monte Calvario dai militari dell'arma che lo hanno ammanettato. Denunciato per minaccia aggravata, ora dovrà subire un processo.